l'uomo giusto secondo il cuore di Dio, con la gioia di ringraziare tutti voi qui presenti in questa celebrazione eucaristica che dà inizio al nostro ottavo capitolo generale. Siamo convenute nella casa del Padre, qui presso l'urna del Beato Giacomo Alberione, nostro fondatore, per attingere a queste sorgenti del carisma di tutta la famiglia paolina, e proprio perché il capitolo sarà un rivisitare questa grazia nell'oggi della storia. Chiediamo un dono che anche attraverso la vostra preghiera il Signore ci concederà di essere in questo capitolo e tutti i giorni della nostra vita nelle cose del Padre, come ci dirà il Vangelo. Preoccupate prima di tutto e anzitutto di questo, il resto ci sarà dato in sovrappiù. Ringraziamo che a nome, ringrazio anche a nome di tutte le sorelle, le 53 capitolari qui presenti, per la vostra presenza, e ringrazio della preghiera che farete, perché noi possiamo divenire discepole di Gesù Maestro, pane spezzato e condiviso per la vita del mondo, come il tema del capitolo. Ringrazio in particolare il padre José Antonio Pérez, postulatore generale della famiglia Paolina, che presiede l'Eucaristia, concelebrata dagli altri fratelli della Società San Paolo, vicari generali, consiglieri, gli altri fratelli, questa appunto casa paterna, e anche in questa occasione solennità di San Giuseppe, che era l'onomastico di Don Alberione. Ricordiamo e auguriamo ogni bene per padre José Antonio, il giorno del suo onomastico, tutte le sorelle e fratelli che portano questo nome, e oggi chiaramente nella Società San Paolo anche la festa dei fratelli discepoli. Quindi queste e tutte le altre intenzioni che affidiamo alla bontà del Signore e alla vostra preghiera di intercessione.